Ciao Pet Comics, dopo aver parlato di Niente da perdere, graphic novel firmata da Jeff Lemire come autore completo, andiamo a parlare di un'altra serie a fumetti firmata dall'autore canadese, anche qui nelle vesti di sceneggiatore e disegnatore, che si intitola Royal City, il cui primo volume è stato fatto uscire da Bao in occasione anche dell'ospitata di Lemire alla scorsa edizione di Lucca Comics. Ora, Niente da perdere mi è piaciuto davvero tanto perché sembrava veramente un film underground, trasformato a fumetto. È una storia accessibilissima, una storia che si conclude, una storia più semplice e meno strutturata perché fondamentalmente ha due veri protagonisti. Royal City è più complessa, è più corale, è più ambiziosa e probabilmente sarà anche più lunga perché essendo il primo volume ce ne aspettiamo almeno un altro. È altrettanto d'impatto perché sarei molto curioso innanzitutto di scoprire che infanzia ha avuto Jeff Lemire. Non gliel'ho chiesto nelle interviste, un po' me ne pento, perché in Royal City, così come Niente da perdere, sostanzialmente Lemire affronta temi molto intimi, molto familiari, molto umani, di persone che hanno qualcosa bloccato dentro di loro a livello emotivo, che conseguentemente li ha resi non completi, li ha lasciati un po' lì, in balia del vento, in attesa che qualcosa possa cambiare, ma non è detto che qualcosa cambierà. Se niente da perdere, avevamo due fratelli con un'infanzia difficile, che si erano persi e poi si ritrovano, però devono fare una scelta per diventare uomini, esseri umani, anzi meglio. Qui abbiamo una famiglia composta da un padre, una madre e tre fratelli. Due di sesso maschile, uno di sesso femminile. In realtà c'era un quarto fratello, che però è morto anni fa rispetto al presente della narrazione. Un lutto, quindi, un lutto, qualcosa di ovviamente tragico, qualcosa che cambia la vita di chiunque, specie quando a morire è un ragazzo fondamentalmente, non di certo un anziano, che ha ovviamente segnato l'esistenza di tutti gli altri componenti della famiglia. È proprio l'elaborazione del lutto, in questo caso non compiuta, è il tema fondamentale di Royal City. Royal City perché si svolge in questa città chiamata così, che ha anche delle peculiarità, la location è importante in questa storia. Ognuno dei familiari ha reagito a suo modo alla morte del ragazzino Tommy. C'è chi se n'è andato, c'è chi è rimasto, ma sostanzialmente tutti i personaggi sono uniti dal fatto che non hanno elaborato il lutto appieno e questa tragedia li ha spezzati internamente, ma anche frantumato la famiglia, il concetto stesso di famiglia. C'è chi si è perso, chi invece sembra non essersi mai perso, ma in realtà vedremo che non è proprio così. Storie di ragazzi e ragazze, uomini e donne interrotti. E ognuno a suo modo vive col dolore, con la presenza di questa assenza a suo modo. Come vedremo che durante la storia ognuno dei familiari vedrà la presenza, il fantasma, l'anima, il ricordo, chiamatelo come volete, del familiare scomparso in maniera diversa. Quindi ognuno ha elaborato in maniera disfunzionale la scomparsa di un familiare, il lutto. In qualche modo i familiari, pur essendosi persi, si ritroveranno per un evento che li unirà nuovamente. E dovranno in qualche modo provare ad andare avanti, sia come individui che come unità familiare, come blocco familiare, come insieme meglio di persone. Una storia molto toccante, molto bella, molto strutturata, per nulla prolissa, i dialoghi sono sempre efficaci e ogni personaggio è ben caratterizzato, non solo appunto come, torniamo a dirlo, individuo, ma ognuno ha un proprio microcosmo attorno che viene piano piano descritto e rivelato. Mi piace molto questo Jeff Lemire, vorrei che facesse solo questo in un certo senso, anche se Descender e Black Hammer sono dei titoloni, però
Però qui dà il meglio, e c'è molto di lui, ci sono pezzi dell'autore, per quello mi chiedevo chissà che infanzia ha avuto. È un titolo autoriale, fondamentalmente, si discosta in maniera antitetica rispetto a Descender, che è una storia puramente fantascientifica, o Black Hammer, che è una rivisitazione in chiave supereroistica di tematiche che, se vogliamo, stanno anche qui. Quindi è il Jeffrey Mir autore con la maiuscola. I disegni sono i suoi, lo sapete, il suo stile è molto grezzo, non troppo delicato, ha un tratto marcato, la colorazione anche è molto atmosferica, potremmo dire. Anche qui comunque c'è l'acquerello, che è un po' il marchio di fabbrica di Lemire come disegno, come artista. Ecco, bello però, bello anche, c'è una cosa in comune con Niente da perdere. Quando Lemire deve descrivere l'anima che va via mentre muore, è come se uscisse dal corpo, e anche qui vedremo questi fantasmi fluttuanti in un arcobaleno di colori. C'è una bella contestualizzazione, è più complessa, ripeto, di Niente da perdere, probabilmente potrà essere pure più bello, però dovremo aspettare i prossimi capitoli, il prossimo o i prossimi, non so quanto durerà la serie dei Royal City, per poterlo capire appieno. Ciao, Bad Comics!